In diretta da Sappada sono le 7.32, qui questa notte, poco dopo mezzanotte, è caduta una frana. Questo è il rio Acquatona, la frana è scesa proprio da qui, finendo sulla strada, ovviamente a divelto il guardrail, per poi finire nell'orrido dell'Acquatona. Subito ci sono stati i primi interventi, in primis quelli dei vigili del fuoco volontari di Sappada, che sono riusciti a illuminare la zona e a consentire al soccorso alpino della sezione di Sappada di verificare che non ci fossero persone coinvolte in questo immane disastro. Sembrano essere 3.000 metri cubi di materiale sceso proprio da qui. Ovviamente la viabilità per il Veneto è bloccata, ci troviamo proprio al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, si intravede là il cartello. Sembra che la strada regionale 355 rimarrà bloccata per 2 giorni, anche per consentire dopo lo sgombero di mettere in sicurezza il tratto. Sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco di Santo Stefano, FVG Strade, che secondo Pietro Pillerroner, l'assessore al territorio di Sappada, sono stati molto veloci. Un intervento tempestivo. Ma questa non è l'unica frana caduta nella notte col forte temporale a Sappada, ce n'è un'altra in Valsesia.